Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. La frase storica di Orwell nel suo libro La fattoria degli animali si adatta benissimo alla proposta di legge presentata dalla Lega, che ora è addirittura in commissione giustizia e si appresta ad essere votata. Si tratta di una proposta di legge che mira a garantire agli agenti della polizia delle garanzie che non hanno neanche i magistrati o gli stessi parlamentari. Il fatto di non essere più giudicati da giudici. Ma come? Non siamo tutti uguali? Sì, ma secondo la Lega, la polizia è più uguale degli altri. Se non ci credete, aspettate gli 11 secondi della sigla che vi spiego come stanno le cose. Questa è la legge! Allora, immaginate la solita scena. Protesta studentesca in strada, arriva la polizia, lancia lacrimogeni, prende a manganellate gli studenti, qualcuno vede, le telecamere coincidenza sono tutte spente, parte la denuncia sui social. Che succede? In uno stato normale il poliziotto verrebbe indagato dalla procura, che interrogherebbe i presenti e poi rinvierebbe a giudizio gli agenti violenti per essere processati e quindi condannati. Si tratta per fortuna di eccezioni, ma è chiaro che sono proprio le eccezioni a fare più rumore, e del resto chi non ricorda i casi degli agenti americani colpevoli addirittura di omicidio nei confronti di persone indifese che erano state fermate. Ebbene, in uno stato democratico che si rispetti ogni cittadino, poliziotto compreso, viene giudicato solo dal giudice. Così se un poliziotto uccide qualcuno o abusa dei suoi poteri, ne paga le conseguenze. Ma come vi dicevo, la proposta di legge depositata in questi giorni in Commissione Giustizia come emendamento al disegno di legge di iniziativa governativa in materia di sicurezza pubblica non vuole che sia più così. Non vuole, cioè, che i poliziotti siano giudicati dai PM, il che rischia di sovvertire lo Stato democratico trasformandolo in uno Stato di polizia. Nel testo della norma presentata dai deputati della Lega Igor Jezzi e Laura Ravetto, i PM non potranno più fare accertamenti dei reati commessi dai poliziotti, anche se, tremate bene, con l'uso delle armi. La legittimità delle condotte della polizia dovrà essere svolta solo dall'avvocatura di Stato, e vi ricordo che l'avvocatura è un organo della pubblica amministrazione, non fa parte della magistratura, quindi in buona sostanza non sarà un giudice terzo e imparziale a indagare sulla polizia, ma la stessa amministrazione, cioè l'amministrazione che indaga sull'amministrazione, perché guarda caso sia la polizia che l'avvocatura di Stato sono incardinate nella pubblica amministrazione, alla faccia del principio di tripartizione dei poteri, alla faccia dell'imparzialità, alla faccia del fatto che dovremmo essere tutti uguali, alla faccia della Costituzione, che dice che ciascuno di noi può essere giudicato solo da un giudice naturale precostituito dalla legge. No, siamo tornati ai tribunali militari speciali, dove l'esercito aveva un suo organo di giustizia diverso da quello dei cittadini. Solo che in questo caso non si può neanche parlare di un tribunale, visto che l'avvocatura non è un giudice. L'avvocatura dovrebbe svolgere le indagini, ma ci pensate? E poi riferirne al procuratore generale presso la Corte d'Appello, che in caso procederà penalmente. Ora, una immunità, chiamiamola così, del genere non ce l'hanno neanche i parlamentari e neanche i giudici, nessuno. Ora, ragazzi, io vorrei davvero dare un abbraccio, anzi un bacio in bocca a questi due deputati della Lega. Dove siete? Dove siete, Igor Jezzi e Laura Ravetto? Vi adoro per il coraggio che avete, perché se avete scritto questa norma consapevoli di ciò che stavate scrivendo, avete avuto dei non da poco. Oh, non è da tutti alzarsi la mattina e dire: sovvertiamo la Costituzione, trasformiamo l'Italia in uno stato di polizia. Poi magari uno, per carità, può dissentire da queste idee, vederla diversamente, magari pensa che i poliziotti sono persone comuni come tutti noi, che possono sbagliare, e quindi ritiene che debbano essere giudicati come me, come Dante che sta qui dietro la telecamera, come voi che mi assistete. E invece no, Igor e Laura, anzi Laura e Igor, altrimenti poi mi dicono che sono misogino, hanno avuto il coraggio di dire: noi la pensiamo così, i poliziotti non devono essere giudicati da nessuno, non devono essere giudicati da un normale PM come un comune cittadino, se tirano le manganellate, se ammazzano qualche persona di colore, insomma non devono essere giudicati. E se invece Laura e Igor non l'hanno fatto consapevolmente, cioè non ci hanno neanche pensato a quello che scrivevano, beh ragazzi, siete da ammirare, perché davvero voi siete la speranza di tutti quelli che
vengono puntualmente bocciati agli esami di diritto costituzionale o diritto penale. A loro potremmo dire: vedete, quei due sono diventati addirittura parlamentari, quindi non preoccuparti se devi ripetere l'esame una volta, magari anche tu diventi presidente della Repubblica, che ne sai, visto che la Costituzione non serve più a nulla. Benvenuta Italia 3.0, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.